Grazie Lolli. Ed eccoci qui, come vi avevo preannunciato in apertura, qui il Litfiba, un pezzo di storia d'italiano. Non so se questo è un complimento, sì, vero? Non è nel senso... No, un bel pezzo di storia del rock italiano. Vorrei che si presentassero loro, perché non c'è niente da dire in presentazione. Ci sono molte cose da dire invece sul loro futuro. Del passato non vorrei parlare, perché secondo me vi hanno veramente tritato sotto certi aspetti. Siamo ancora interi. Scusate, appunto, proprio perché siete interi, integri e siete andati avanti, vorrei parlare del presente e del futuro, ok? Però ciò non toglie che voi siate una colonna e non posso che dirlo e sottolinearlo. Dunque, un album in uscita il 20 di maggio, Essere o Sembrare. Che cosa mi dite su questo album? Qual è il significato di questo titolo? Che cosa volete comunicare ai nostri ascoltatori di Rock TV? Ti dirò, l'album è... Il titolo dell'album definisce sempre la creatura, che è l'album, quindi il contenitore. Ma penso che rispecchi un po' quest'epoca, dall'amletico essere o non essere, oggi è essere o sembrare. Cioè, molto più urbane, molto più realista, quindi... Esatto. Giustamente, cioè, a maggior ragione proprio in questi contesti viene fuori un po' quello che deve o non deve essere, o è meglio che sia, o forse non è l'artista. E in mezzo a questo labirinto di punti interrogativi ci siamo divertiti a giocare in questo modo. Tutti questi argomenti che poi fondamentalmente sono vicini e lontani a questo mondo. Progetti paralleli, qualche altra cosa che porti Litfiba al di fuori soltanto del palco, che è la cosa più importante poi alla fine. Ora le cose sono le cose classiche, ci sarà il singolo, ci saranno i video e la tournée, poi si vedrà. Essere Litfiba oggi, dopo comunque 20 anni di carriera fantastica, che cosa significa? Qual è la proposta nuova comunque in un panorama musicale che ha delle altre sfaccettature rock, ma in cui voi comunque siete una presenza importante? Sicuramente comunque vorrei premere che Litfiba sono una band che io amo definire classica a questo punto, quindi, ma pure nel loro classicismo a ogni disco cercano in qualche modo di rinnovarsi, di trovare delle nuove vie per esprimersi. Questa è una cosa che abbiamo sempre fatto e che faremo sempre nel futuro, anche perché ti permette di non fossilizzarti sempre a fare le solite cose. Questo disco in particolare mi piace molto, abbiamo recuperato un po' la forma canzoni in questo disco in particolare, cioè a differenza del disco precedente Insidia, che era un disco molto più interiore, molto più crudo, volendo anche più aggressivo e scuro, questo disco è molto più solare. C'è molta più forma canzone, anche questo comunque senza niente levare alla potenza e la dinamica dei brani in ogni caso. Sono curioso anche di vedere come lo prenderà il pubblico, sono curioso. Come fan, c'è qualcuno, anche straniero, a cui ti ispiri, tra virgolette, perché poi sappiamo che quando uno va sul palco alla fine viene fuori la sua di anima, ma c'è qualche cosa anche proprio a livello di show? Io mi sono nutrito fin da piccino di tutti quegli idoli rock and roll, soprattutto soprattutto di quello che è appunto il rock and roll di stile americano e britannico. Mi piace moltissimo Little Richard, Chuck Berry, Elvis, tutto quello che insomma ha ruotato intorno ai veri idoli del rock, cioè le primissime rock star che avevano veramente voglia di trasmettere un messaggio trasgressivo e avevano delle pose non più plasticificate, cioè create da qualcuno, ma penso assolutamente almeno agli inizi originali, e quindi veramente intriganti. Poi da lì spera di farsi mettere il tappeto rosso come le Terrace. Esatto. Esatto. Detta anche la, se diceva, se Elvis è il re del rock, io sono la regina, diceva Little Richard. Ho sempre bisogno di voi, delle vostre mani, 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 tutti, 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 tutti. Questa è la fonte ispiratrice primaria. Di italiani, onestamente, penso che al di là del mio predecessore, che ha fatto sicuramente la differenza sui palchi, penso di non averne avuto nessun'altra ispirazione, quindi sono molto più di ispirazione esterofila italiana.
dico grazie al complimento. Oltre il qual è la canzone dei vecchi Lit Fiba che ti ispira di più quando la devi ricantare e quella che invece proprio quando non ti viene o non la senti tra le tue corde? Da tournée a tournée questa cosa un po' cambia, anche perché ci divertiamo insieme a rivederle, a provargli nuovi vestiti alle canzoni, no? Quindi al di là dell'anima che è testo, armonia e melodia, ci ruotiamo intorno per dargli un abito che più si avvicina a quello che noi sentiamo oggi come progetto Lit Fiba. Penso che in linea di massima oggi senta molto vicino a me Guerra come pezzo. Tamuri è stato sicuramente uno dei pezzi che abbiamo abbracciato con più energia. E il più lontano da me è, penso che sia, che non canterò mai, o Regina di Cuori o come l'era il Capostazione, insomma quello lì, ecco. Quello è proprio, non riuscirei a reinterpretare, a dar quindi quello che ci siamo prefissati di dar, cioè continuità dal passato al futuro, un legame sincero, onesto verso la storia che è stata e sarà. La Capostazione non ce la fa proprio. Non voglio più sentire, non voglio più ascoltare. Questi sono Nema, abbiamo condiviso molte avventure, oltre che nella classica coppia che appunto siamo i Ghigo e l'altra volta con Giallo, ma questa volta molto, molto profondamente con Giamma, il quale si è rivelato veramente un ottimo creativo e con guizzi di genialità interessanti. Difatti un testo è scritto insieme, addirittura uno è completamente suo. Il pezzo, vabbè, a questo punto parlane tu. Il pezzo che ho scritto io per intero è Sottile Ramo. Hai sentito? No, allora. niente, appunto c'è stata questa nuova collaborazione che mi ha lusingato, perché poi mi sono trovato benissimo a scrivere con Cabo, quindi spero continui così, tutto bene. Sempre ragione lui, ci vogliono le mani. Un messaggio ai ragazzi di Rock TV, che sicuramente di messaggi ne hanno bisogno, non perché loro abbiano più bisogno di altri, ma perché sono quasi tutti ragazzi che amano il rock e che vogliono creare una band, vogliono mettere su una loro storia, per cui voi rappresentate una specie di totem. Io posso dire semplicemente essere e non sembrare. Poi se all'occorrenza serve come chiave da sfruttare come elemento di insidia, allora sì. Ma essere. Può sembrare spesso e volentieri e ottiene anche lo stesso risultato dell'essere, però è sempre meglio essere. Va bene ragazzi, questi sono i Lit Fiba, io sono Cecilia dei No More Dolls, a presto, Rock TV Night da Rolling Stones. Dame. Grazie. E ogni giorno è il giorno giusto, ore per pensare. C'è la luce accesa e non si spegnerà. E sembra sempre troppo.